Siamo in zona partenza a Cascine di Buti, c'è la maratonina delle colline cascinesi, è una corsa che oggi ci costerà 30 km da effettuare tutti con un tempo da lupi fuori, c'è nebbia sul Serra, insomma andremo sul Serra e poi torneremo giù, insomma ci sarà a fare un po' di salitelli. Allora qui abbiamo un famosissimo podista, ottimista, che oggi si è messo gli occhiali da sole nonostante ci sia un vento e la nebbia allucinante. Allora, dunque, parlavamo prima della crisi del mondo. No, gli occhiali sono dovuti alla crisi mondiale, siccome c'è dappertutto, anche io devo far vedere che c'è. Io però dicevo, no, te sei carrozziere, no? Diciamo, sì. Gestisci una carrozzeria. Però dico, le macchine, l'incidente, non è perché c'è la crisi, le macchine... Sì. Non si sfonda, la gente continua a fare gli incidenti. Quindi, te lavori. Anzi, è nervosa, ne fa esatto, anche di più. Quindi la crisi non ti ha toccato a te, giustamente. No, ma mi tocca dopo. Ti tocca dopo in che senso? Sì, nel senso, prima, dopo aver rotto la macchina, la pagavano poco. Ora, dopo averla rotta, l'accomodano e non la pagano per nulla. Ah, quindi te le ripari e loro non le pagano. Esatto. Ah, ho capito. Quindi la crisi ha toccato anche il mondo della carrozzeria. Anche le carrozzerie che sono costrette a rivolgersi alle banche. Aia, e qui mi sento toccato. Esatto. E le banche in questo periodo se ne approfittano. Hai capito? Vabbè, va. Che fareste? Io andrei a correre ora però. Andiamo, va. Le indicazioni parlano chiaro. 30 si va diritto. Allora, raccontami un po', Jerry, cos'è il numero? È il numero 2 podista più sexy del circuito. Allora vediamo un po' di dove sei il podista più sexy, vieni qua, ecco. Lui è il podista più sexy, però il numero 2 è il numero 2, numero 2. C'è da scoprire il numero 1. Qui abbiamo dei candidati, però il candidato principe, eccolo qua. Ragazzi, il David oggi è bellissimo, potrebbe essere anche il numero 1. Girati un attimo. Cioè, guardate qua, ragazzi. C'è il copertone anche dietro. Ragazzi, ecco. Su Iscore e anche su Tutti V del Tirreno. Qui siamo al primo deviazione, cosa c'è in cima al monte là? Neve. La neve, nevica, vai! Ed uno che corre, c'è sempre. Eccoli qua, i grandi podisti. C'è cinghiale in cima? Il cinghiale, sì, l'ho sentito, vai! Questo è un pezzo di sentiero. Si vede i podisti fra gli alberi. Eccoli là. E si continua a salire. Ecco, questo è un filmino, ti fa vedere il mondo podistico. Non è solo corsa, ma c'è anche la benzina. Invece questo signore ci ha dato una pessima notizia. Sì, no, purtroppo mi dispiace, ma per motivi neve non potrà essere effettuata la corsa da 30 km. Madonna, siamo venuti apposta. Oh. Una giratina ce la potresti fare. Una giratina ci si fa lo stesso, che la neve noi la vogliamo vedere. Un pezzettino, vai. Va bene, oh. Vedo che comunque l'hanno votata sta bottiglia, Hai quindi visto? È piaciuta, eh. Vedo, I vedo. Primi ci facevano lo schifo. Ho visto. Il podismo non è solo sofferenza, eh. Vedi come siamo organizzati qua, Qui altra roba, guarda là. Quelle però non ce le date a noi, ve le mangiate voi, No. Ce le date anche a noi. No, io vi ringrazio, ma no, se c'è da correre, oh. La mangeremo insieme, mai vengo dopo, vai. Corri domani, sì. Vai a piedi. Guardate qua che bellezza, oh. Altra roba, ragazzi. E mentre su New York calavano le prime luci della sera, la nebbia ci riportava in Padania. E quando si parla di Padania, ecco subito le maglie verdi. Giusto? Oh, è un filmino, dovete correre, oh. Non è una fotografia, Quindi impegnatevi, adesso il filmino lo faccio durare un'ora e voglio vedere se correte per un'ora. Direi che siamo gli unici stupidi a essere saliti fin quassù, percorso della 30, guardate come si presenta, è incredibile. La situazione è decisamente peggiorata, sta nevicando di brutto e direi che a questo punto siamo veramente pazzi. Ma veramente pazzi! Del Monte Serra. Il temerario del Monte Serra! A stare in Toscana la Gabriella ha perso l'accento! Anche le jeep si fermano per farci passare! Hai visto? Voi siete matti ad andare a caccia, noi invece siamo ancora più stupidi, capito? Avete cacciato perlomeno? No, dovete farti ora!
Se dove andate voi? Vieni. Allora li abbiamo fatti noi. No, non si poteva, da quest'anno ci danno, ci hanno l'autorizzazione a fare. Ecco, vai, oh. Se vedete qualche buddista ammazzatelo, capito? Almeno portate a casa qualcosa. Ciao. Dove siamo, gente? Sul Cerro, al top del top, più in alto di così, vedete l'emozione cosa porta, cosa comporta l'emozione, lo sforzo. Vi volevo far vedere queste bellissime catene, guardate, che comprerò anch'io. Il problema è che se c'hai la trazione anteriore e le monti dietro, non montavo, salivi, però ha detto che saliva. Guarda un po', guarda un po' di dov'è, e dovete stare al mare e non venire sul monte, monta le Atene dietro e c'è la trazione anteriore, diglielo un po'. Questo ristoro ci ha salvato la vita, dopo una cosa scorsa così, io mezza torta mi sono mangiato, Questi loro vogliono la foto e li faccio femmina, aspetta, io faccio anche la foto, aspetta. Il cronometro parla chiaro, 29 km, 320 metri, 3 ore 48, direi che ci sono tutti, abbiamo sofferto la fame, il freddo, però in compenso ci siamo divertiti, grazie a Cascine di Buti.